Inaugurata a Villa Bertelli la mostra del maestro carrarino Arturo Dazzi, dalla Roma che lo consacrò come tra i più grandi scultori monumentali del suo tempo, nel Novecento, passando per Carrara, dove è nato e dove ha insegnato come docente di scultura presso la prestigiosa Accademia di Belle Arti, fino al luogo eletto per vivere e per lavorare, ovvero Forte dei Marmi. All'evento di apertura della mostra, arricchito da un convegno sulla figura dell'artista, era presente anche il presidente della Commissione Cultura in Senato, Andrea Marcucci, l'ex sottosegretario beni culturali Carlo Carli, oltre al sindaco Umberto Buratti. La mostra Arturo Dazzi 1881-1966, Roma, Carrara, Forte dei Marmi, aperta fino al 18 giugno a Villa Bertelli, racconta all'artista attraverso i legami privilegiati che il maestro instaurò e coltivò nell'arco della sua vita con le tre città italiane, come ha raccontato la curatrice Anna Vittoria Laghi, intervistata da Paolo Barberi. Organizzata in ordine cronologico, vuole, come dire, sottolineare l'importanza di Arturo Dazzi anche non solo come scultore monumentale ma come pittore, e apre uno sguardo dietro le quinte della sua attività di scultore monumentale, aprendosi anche a considerare lo stile di Dazzi, che Dazzi coltiva nella sua pittura di piccolo formato, che è uno stile assolutamente idealizzante. Cioè Dazzi guarda all'ingenuità dei bambini, dell'infanzia e degli animali e ne fa degli autentici capolavori.